Ok ragazzi, prima di lasciarvi il video vorrei dirvi che su The Hearthstone vorrei fare una serie fissa. In questa serie ci porremo delle missioni da fare e per tot missioni completate sbusteremo tot pacchetti. L'obiettivo finale sarebbe quello di trovare una carta leggendaria. Vi voglio dire inoltre che se volete sfidarmi su battle.net e quindi su Hearthstone, il mio nickname è Algisius. Io vi lascio il video ragazzi, supportate la serie e buona visione. Bella a tutti ragazzi, io sono Algisius. E io sono Alex. E oggi siamo su un gioco che si chiama Hearthstone. Allora ragazzi, di cui io non so un cazzo. Allora non so un cazzo, io invece ci sto giocando da un po' di tempo, un mesetto. Allora, cos'è questo gioco? Questo gioco è una sorta di fusione tra Yu-Gi-Oh! E Magic, tra virgolette. Non è esatto, ma vabbè, passiamo oltre. Questa qua è la scheda principale, abbiamo un gioco avventura Rinerissa. Per chi di voi che conosce Hearthstone saprà che è un gioco di carte dove si possono evocare dei servitori, vabbè, sono tutte cose che andrò a spiegare dopo. Su Hearthstone vorrei fare una serie, sempre con Ale comunque, magari... Se gli piace lo scarica sul telefono, perché c'è sia per PC che per telefono. Per comodità lo stiamo giocando su PC. Però comunque sono le mie stesse carte, perché gli account sono collegati. Vorrei fare una serie a obiettivi. Questo primo episodio servirà a spiegare magari a chi non conosce Hearthstone come giocare. Una serie a obiettivi in che senso? Noi ci fissiamo degli obiettivi, che ne so, far fuori l'avversario 30-0, cioè io il mio eroe deve avere ancora 30 punti e l'altro 0. Oppure tipo ci sono anche le missioni proprio del gioco che vi dà in modo giornaliero. Per esempio ho 40 di oro facendo due partite con cacciatore mago. Magari se c'è qualche missione che volete inventarvi voi, suggeritecelo. Dopodiché, per il numero di obiettivi che completiamo, andiamo a sbustare tot buste. Purtroppo che sono le carte. Io in questi giorni ne metterò un po' da parte, così almeno ne possiamo avere un bel po' nei prossimi episodi. Questi qua sono i personaggi che potete usare. All'inizio potete usare solo il mago, che in realtà è la maga, perché è una donna. E poi combattendo in allenamento con tutti gli altri personaggi che sono guerriero, sciamano, ladro, druido, cacciatore, paladino, stregone, mago, sacerdote, li sbloccate. Ogni eroe, se vedete, ha un livello. Per esempio paladino io ce l'ho al 12. E per ottenere le carte base di quel eroe, si chiamano, dovete raggiungere almeno il livello 10. Facciamo una partita molto scialla. Questi sono i mazzi che ho. Il totepico e il druideggiante sono quelli che mi piacciono di più. Druideggiante. Però giochiamo col totepico. Come vedete ho raggiunto il grado 20 classificato. Sono proprio al base perché non ci voglia di andare oltre. Facciamo gioca. In questo modo... La slot machine. Sì, no, ma è fighissima la slot machine, perché adesso capisci cosa intendo dire. È te stesso dal futuro, l'uomo nero, il tuo conquilino. Ok. Contro Valera. Valera. Allora. Che carte di merda. Per cos'è? Allora, queste sono le prime tre carte che pescate. Io inizio per primo, lei invece inizia per seconda e ottiene una carta che si chiama moneta e una carta aggiuntiva che vi vado a spiegare. Le prime carte potete scegliere se sostituirle o tenerle. Le terrei anche io. Sono un po' uno schifo, però teniamocene. Allora, il primo turno tocca a me. Purtroppo non potrei fare solo questo. Potrei dare più 3 attacco al mio amico qua. Non posso farlo. Che come si fanno a usare le... Ok, sì. È tipo tasto destro. Salutate. Fine turno. Allora, ok, questa è la carta moneta. Gli fornisce un mana in più. Allora lui ha evocato questi due simpaticissimi amici. Allora io farei così. Mi do più 3 attacco. Elementi, guidatemi. E lo faccio fuori, poi evoco una creatura da un mana che fornisce 2 attacco a lui, ma solo per un turno. Quindi io finisco il turno e ritorno a 2. Dovete capire che ci sono queste carte. Queste carte hanno un costo. 2, 3, 1, 3. Questi qua sono i cristalli che avete. Ogni turno, se usate tutti, tipo io evoco lui, li uso tutti. Ogni turno però si rigenerano e se ne aggiunge uno. Okay. Allora, piccolo dettaglio, questo qua ha carica e scudo divino. Carica vuol dire che può attaccare nello stesso turno in cui viene evocato. Scudo divino vuol dire che il primo danno che subisce è pari a 0.
se vedete ho anche delle magie in mano. Ah, tra parentesi, le carte hanno una rarità. Bianco è, è comune, blu è raro, viola è epico e arancio è leggendaria. Io di leggendaria non ne ho manco una, perché sono introvabili, va bene. Ma oltretutto vorrei farmi notare che la versione si chiama Totoyono. Totoyono. E perché dice? No, perché quando non fai niente per un... Ma è un avversario online o...? Sì, sì, sono avversari veri. Vabbè. Sì, sì, sì. Si chiama Totoyono. Si chiama Totoyono, io mi chiamo Algisius, cioè... Se a lui piace che si chiami Totoyono, io non ho problemi. Ok, ho evocato due creature, perché queste avevano due mani. Allora, adesso cosa sto facendo? Ho evocato una magia che si chiama Lupi Spirituali, che mi evoca due servitori con provocazione. E, e ogni eroe ha un potere, il potere dello sciamano e l'evocazione totemica. Cioè evoca un totem casuale. Mi è andata di culo perché ho trovato quello della pietra che ha anche lui provocazione. Provocazione vuol dire che i nemici devono per forza attaccare questo servitore. Se no potrebbero attaccare direttamente anche me. Purtroppo Lupi Spirituali è molto forte, ma dà sovraccarico. Cosa vuol dire sovraccarico? Non me li blocca, nel prossimo turno non ne avrò 6, ma ne avrò 4, perché 2 saranno bloccati. E soprattutto potete interagire con l'ambiente, tipo... Così. Oddio. Intanto che aspettate l'avversario. Così. Accendere il fuoco. Che belle. Oddio, sono più russo, senti. Ma cos'è? Comunque questa carta è molto sulla difensiva, perché non avevo niente di buono da fare. Ecco, lui è stato stronzo davvero, perché gli ha fornito furtività. Ehi, un servitore con furtività non può essere colpito. Infatti, furtività non può essere attaccato o scelto finché non infligge danni. Cioè, anche carte abbastanza forti in questo mazzo, ma evidentemente sto facendo schifo. Scienze. E io lo minaccio. E vabbè, pesca 4 carte, consumerà quella carta, scusa. Questo è fastidio, boss. Fastidio. Non è gioco. Seriamente. 2. Entra nelle ombre. Ma vaffa, bagno, ma Dio, ma... Ho trovato Gesù io in sta partita. Aia. La vedo male. La vedi molto male, perché io faccio così e mi arrendo. Questa volta sarà la tua morte. Vabbè, ok. Se giocate una partita che non è classificata, ma è un gioco normale, non vi viene contata. Cioè, non, nella classificata, tipo, fino a che non arrivate al livello 20, non perdete nessuna stella. Dopo il 20, come sono io, iniziate a perdere stelle nel caso perdete. Comunque io ho una missione di fare col mago, quindi proviamo a vedere se col mago ci va bene. Ma andrà mai. Ah, tra parentesi, se avete degli amici online, in questo caso non Babbo Natale, c'era. Babbo Natale, sì, tra le opzioni, sì. Ok, questo è il sacerdote. Sacerdote. Lo fa fare le preghiere. Che cosa fa? Le preghiere. No, rigenera vita. A me piace questa mano. Il sacerdote rigenera vita a se stesso o ai suoi servitori. Invece il mago infligge un danno a qualsiasi, anche ai propri servitori. L'utilità sì, potrebbe avercela. Hai cambiato lo scenario. Mi hanno contaminato. Questo è un bimbale mostruoso, perché quando muore ti infligge danno. Tipo il creeper. Sì. Allora, cosa facciamo? Se io butto in campo lui me lo shot, quindi faccio missili arcani e fanno tutto. Ok, mi piglio 3 danni per il suo effetto. No, 2, pensavo peggio. Però almeno non ho fatto niente di drammatico lui, quindi va bene così. Vedi questo potere che ha? Rigenera 2, infatti lui si è... Il senso non l'ho capito, francamente. Il senso non l'ho capito. Questa qua è la carta moneta che fornisce un cristallo di mana solo per questo turno. Io la uso molto volentieri, molto in campo. Il fante di Giove, ragazzi. Che a carico gli faccio un danno. Il gnome.
Dio. Oh, che ho beccato. Non si è sentito. Che ho beccato. Allora. Possiamo fare così. E gli diamo più 2 di attacco. Ok. E glielo buttiamo giù. Perfetto, lui è 2-1, uso il mio potere. E muore. E il trucco in Hearthstone sarebbe riuscire a mantenere il controllo sul campo, perché se l'avversario rimane senza servitori, vedete che anche lui sta cercando di lasciarmi scoperto come difesa, e ha perso in pratica, come è successo con me prima. Questa mi piace. Sapere è potere e io so un sacco di cose. Mi piace troppo questa frase. Mi pare che sia un po' impelagato però lui stavolta, perché non sta buttando giù Gesù Cristo. La tua magia non... No, l'ha silenziato. Questa ragazzi è una carta bella. Questa lo devo ammettere, una carta bella. Ok, adesso lui è un 4-3. E io faccio così. E ciao. Chi si è visto, si è visto. Oltretutto anche questa carta, ma la vorrei tenere perché è utile in caso di emergenza. L'ignoranza va punita. Mi piace. No, anzi la uso perché sono esoso e quindi la uso. Questa qua è una carta... Cioè, non è neanche comune, vedete. Le carte no, quelle base vengono proprio rankate come con niente. 16-1 segnato da Hearthstone. Esplosione sacra, grazie. Oh, mi sento indisposto. Anch'io mi sento indisposto. Oh, questa carta è la mia. Allora, no, dai, fermo. Facciamo prima così. E mi piglio purtroppo dei danni. Non c'è. O l'ho silenziato col servitore, come ha fatto lui con me, oppure ve li dovete pigliare quei danni. Mi hai sconfitto. Mi hai sconfitto. Ah, ma sei preso. Ma sono troppo forte. Troppo forte. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete proposte, fatele. E come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento. Mettete mi piace. Iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Quindi, bello ragazzi. Allora, per riepilogare. Coloro che sono riuniti qui fanno parte del comando della polizia segreta. Siamo qui per sventare i piedi di conquista del mondo da parte del Diale. Siamo i più abili e forti tra tutti gli agenti della polizia segreta. Quindi un nostro eventuale fallimento comprometterebbe seriamente le probabilità della Terra di sfuggire alla morsa del Diale. Non possiamo nemmeno prendere in considerazione una simile possibilità, perché il nostro proposito è di eliminare il Diale. Sì signore, sì signore. Il proposito di Geo è cambiato. Comando SP, proposito, elimina Diale. Geo. Sei pronto per metterti all'opera? Naturalmente!